Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un book tag nel quale addirittura sono stata taggata, perché di solito li rubo anche se non vengo espressamente taggata, ma in questo caso è successo, dalla splendida Chiara di Chiara sui libri, quindi ovviamente vi lascio nell'info box anche il link al suo video. E alla fine del mio video ovviamente vi dirò quali sono i booktuber taggati. Ciò non toglie che, come sempre, io lascio le domande nel box, così che anche voi nei commenti possiate rispondere e farmi sapere quali sarebbero stati i vostri libri da associare alle varie domande. Il tag si chiama Hot Drinks Book Tag, quindi si adatta perfettamente anche all'autunno, visto che è il periodo in cui cominciamo a riappropriarci delle nostre bevande calde preferite. Io comunque lo faccio sempre. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Espresso, un libro breve, rapido, senza fronzoli, che si legge in un sorso. Per questa domanda ho scelto L'altra figlia di Annie Ernaux, credo si pronunci, perché è francese, un libro molto breve che appunto si legge in un sorso, perché davvero può essere letto in una mezz'oretta, ma che in realtà nasconde dentro qualcosa di molto potente. L'autrice in questo libro scrive una lettera ad una sorella che non ha mai conosciuto. Difatti, quando era bambina ha scoperto, rigiando una conversazione, perché nessuno le ha mai parlato di questo apertamente, di aver avuto una sorella morta quando era ancora una bambina, 2 anni prima che lei nascesse. È quindi una lettera in cui si analizza un po' la sua vita e lei si chiede quanto questa sorella abbia in qualche maniera influenzato anche la sua vita, nonostante non si siano mai incontrate. Quindi un libro che sicuramente si legge molto velocemente, ma che lascia il segno. Cappuccino, un libro dal gusto sofisticato ma casual, impegnativo ma non pesante. Per questa domanda rimaniamo in Francia, perché ho scelto Sweet Francese di Irène Némirovsky. In questo caso il libro è sì impegnativo, ma dal punto di vista dei contenuti, perché comunque l'autrice racconta di un periodo storico terribile, ovvero quello della Seconda Guerra Mondiale e l'occupazione nazista in Francia. Però è anche un libro che è, per l'appunto, come dice la domanda, leggero, scorrevole, perché Irène Némirovsky scrive in maniera divina. Purtroppo la sua vita è stata spezzata prima che potesse regalarci altri libri, perché in realtà il progetto era più lungo, quindi questo è un libro bellissimo da avere, ma nella mente dell'autrice c'erano anche altri libri che avrebbero, insomma, seguito questo qui. Un libro quindi che secondo me non deve mancare nelle vostre librerie, perché è una vera chicca. Caffè latte, un libro che ti ricorda la tua infanzia ma che rileggeresti volentieri, adatto a tutti. Qui mi sono trovata costretta a dare la stessa risposta che ha dato Chiara, ovviamente Harry Potter. Harry Potter è l'unico libro della mia infanzia che ho riletto, è l'unico libro che io abbia mai riletto in realtà. Quindi un libro che consiglierei veramente a tutti, adulti e ragazzi, e non vedo l'ora che anche la mia bambina abbia l'età giusta per poter leggere Harry Potter. Un altro libro che mi sento di consigliarvi, mi è venuto in mente adesso quindi non ce l'ho con me, comunque è La storia infinita. Anche questo libro bellissimo mi ricorda la mia infanzia ed è consigliato a tutti, un libro che è diventato praticamente un classico e che non può mancare in nessuna libreria. Cioccolata calda, un libro denso, caldo, dolce, accogliente, tra le cui pagine ti rifugieresti volentieri. Lo so che qui vi aspettavate Chocolat, perché lo nomino sempre quando si trovo domande del genere, ma ho deciso di non essere scontata e di proporvi qualcosa di diverso. Quindi un libro che mi fa sentire al caldo, accolta e coccolata è Canto di Natale di Dickens. Un libro, una storia bellissima, anche questa ormai un classico, una storia dai 1000 insegnamenti, anche questa adatta a adulti e bambini. Io l'ho letta da adulta, nonostante la storia la conoscessi da tanto, e merita assolutamente leggere la versione originale, perché sì, ci sono cartoni animati, film, insomma, sì, la storia viene raccontata tante volte, ma leggere le parole di Dickens dà veramente quel tocco in più e ci fa sentire
veramente al caldo, protetti, sicuri, all'interno di parole che sanno scaldare il cuore. Questo non sapevo che cosa fosse questa bevanda calda e non sono sicura di come si pronunci, comunque Dalgona Coffee, un libro elaborato dal sapore inaspettato. In questo caso quindi vi propongo Volo di Paglia di Laura Fusconi, un libro che è intricato, un libro che nasconde mille sfaccettature, un libro che va dal passato al presente e riesce a svelare piano piano misteri impronunciabili. Allo stesso tempo un libro sorprendente che appunto ha un sapore totalmente inaspettato. Tè caldo, un libro dal sapore d'altri tempi, elegante, raffinato. La scelta anche in questo caso era abbastanza scontata. So che la copertina non vi dice nulla, ma ovviamente Via col vento, un libro d'altri tempi, un libro che oltre ad essere stato scritto diversi anni fa, chiaramente è anche il racconto di un periodo storico lontano da noi, è elegante e raffinato perché la scrittura dell'autrice è elegante e raffinata. Ho trovato le sue descrizioni talmente coinvolgenti da provare invidia, perché io non ho la stessa penna, non ho la stessa capacità. È veramente un libro fantastico, un libro che ha una sua eleganza, nonostante racconti di un periodo molto turbolento, soprattutto per la nostra protagonista Rossella. Chai latte, un libro speziato con tanti ingredienti che lascia tanto su cui riflettere. Ho scelto 19 minuti di Jodi Picoult, anche qui non so come si pronunci, comunque in questo caso viene raccontata la storia di un ragazzo che nel tempo di 19 minuti entra in una scuola e fa una strage, ma il libro non è il racconto di questo evento che è poi quello scatenante, ma è il racconto di tutto ciò che c'è dietro, perché durante le indagini viene analizzata la vita dell'assassino, quindi del colpevole, e per cercare di capire quali sono state le motivazioni che l'hanno spinto a fare un gesto del genere. Perché questo libro è pieno di ingredienti e ha tanti argomenti su cui riflettere, perché appunto non si parla solo dell'omicidio in sé, ma gli argomenti trattati sono tantissimi: c'è il bullismo, ci sono i problemi mentali derivanti da questo, c'è ovviamente l'indagine della polizia, quindi insomma l'evento viene affrontato da tutti i punti di vista con la scrittura meravigliosa di questa autrice. Vi straconsiglio di leggere questo libro, so che è bello grande ma si legge in un lampo perché è meraviglioso. Pumpkin Spice Latte, un libro da leggere ad Halloween. E lo so che anche qui vi aspettavate It di Stephen King o comunque un libro di Stephen King, ma ho deciso anche qui di non essere scontata e di sorprendervi. Il libro che vi suggerisco per Halloween è Non è come pensi di Sophie Hannah. Il libro racconta, credo che lo troverete adesso anche in versione economica, perché io l'ho comprato poco dopo l'uscita. Comunque racconta la storia di una donna che durante la notte le piace moltissimo una determinata casa, vorrebbe acquistarla. Quando il marito dorme durante la notte si alza, va al computer per riguardare le foto e insomma continuare a sognare su questa casa che vorrebbe comprare. Sul sito è possibile fare il tour virtuale della casa e lei, nel momento in cui fa questo tour, scopre in una stanza un cadavere, vede un cadavere di una donna a terra in una pozza di sangue. Il tempo di chiamare il marito e farlo arrivare al computer e questa immagine non c'è più. Quindi lei però insomma decide di non pensare che questo sia solo uno scherzo della sua mente e di andare in fondo alla faccenda. Quindi insomma mi sembra anche un bel thriller, qualcosa di adatto ad Halloween, perché c'è la tensione giusta per affrontare anche questa festività insomma di fine ottobre. Infine l'ultima domanda. Apple Cinder, un libro che sprigiona autunno da tutti i pori. Per questa domanda vi suggerisco un libro meraviglioso, Una canzone quasi dimenticata. Ho deciso di suggerirvi questo libro per l'autunno perché il periodo, diciamo, il racconto si divide tra il passato e il presente, ma nel presente il nostro protagonista si reca nel Dorset e in un momento in cui è freddo. Io ricordo questi racconti della scogliera sul mare, a picco sul mare, del vento ghiacciato, dei guai
guanti per riparare le mani che se no diventano due ghiaccioli. Insomma, ricordo questa sensazione di una temperatura che fa venire i brividi ed è un po' quello che arriva in autunno, perché insomma sono tanti libri ambientati nella stagione fredda, ma di solito siamo in inverno, invece questo mi ricordava proprio l'autunno, i primi freddi che arrivano e quando si comincia a volersi vestire un po' di più. La storia poi, vabbè, l'ho già detto in tanti video, è meravigliosa, stupenda, e quindi un libro che merita leggere in qualsiasi stagione dell'anno, ma insomma siamo in autunno e credo che questo libro possa essere perfetto per la stagione. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e come vi ho detto aspetto le vostre risposte qui sotto. Io taggo invece Olga di Booktube96 e Martina di Ima and the Books, che hanno a loro volta dei canali YouTube e che quindi potrebbero insomma fare anche loro questo tag. Come sempre in realtà siete tutti taggati, quindi aspetto le vostre risposte e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!